Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la semplicità non è facile per nessuno. Il padre Faber l'ha definita come la sincerità cristiana e la fa consistere in tre cose. Verità con se stessi, verità con gli altri, verità con Dio. E osserva che queste tre cose sono veramente rare. La semplicità è difficile per tre motivi. Prima di tutto perché noi non siamo puri spiriti, il secondo motivo è che il mondo in cui viviamo è molto complicato e il terzo motivo è dato dall'educazione spirituale tante volte ricevuta. Iniziamo dal primo motivo. Noi siamo composti di corpo e di anima, di materia e di spirito. Nati da una mescolanza troviamo naturalmente difficoltà a liberarcene, siamo più facilmente doppi che non semplici, e non solo siamo una mescolanza, ma siamo anche un terreno di lotta, un campo di battaglia. Oltre alla duplicità di materia e spirito, si deve tener conto delle conseguenze del peccato originale anche se arrivassimo a dominare il mondo intero ci rimarrebbe ancora da diventare padroni di noi stessi secondo motivo la semplicità ci è difficile perché il mondo nel quale viviamo è veramente complicato negli anni della gioventù si conserva più o meno a lungo a seconda delle anime dell'ambiente in cui si vive Qualcosa del candore dell'infanzia poi a poco a poco ci si adatta alle circostanze di luogo, di tempo e di persone e questo nota il padre Faber vale anche per il linguaggio di alcuni uomini di chiesa che non va esente da una certa mancanza di semplicità per resistere. All'ambiente così complicato ci vuole una particolare tempra di anima. All'inizio si cerca di lottare, poi per comodità ci si adegua. Terzo motivo: gli atti degli apostoli ci dicono che i primi cristiani servivano Dio nella gioia e nella semplicità del cuore. Avevano trovato Dio e questo bastava, la carità regnava in mezzo a loro. E tutti esclamavano: Guarda come si vogliono bene. E se era necessario dare il sangue per la fede, i cristiani andavano lieti a morire. Non avrebbero mai concepito l'idea di un servizio di Dio che fosse complicato. Ma andavano diritti a Dio, diritti ai fratelli, diritti verso il cielo. Più tardi le cose cambiarono. Dove c'è folla il livello si abbassa fatalmente. Quando la quantità aumenta, la qualità tende a calare e parecchi tra i fedeli diventarono mediocri. Le persecuzioni erano finite e molti si accontentavano di un cristianesimo anacquato. Prima l'entusiasmo trascinava le anime e bisognava moderarne l'ardore. Poi bisognò invece stimolarne il coraggio e fissare un livello minimo sotto il quale non si poteva scendere. Basti pensare che la Chiesa impose il precetto di ricevere perlomeno una volta all'anno l'Eucarestia. Non si parlava più alla massa cristiana come si aspirasse a mantenersi fervente, ma perché si sforzasse di esserlo almeno un poco. E così molte anime presero a vivere più sotto l'impero del timore che non sotto il regime dell'amore. Si tratta dunque, seguendo l'esempio di Santa Teresina, di dare o ridare ai cristiani di buona volontà il vero spirito del Vangelo, uno spirito di pace, di abbandono, di santa gioia e di semplicità. Se vogliamo che il cristianesimo appaia per quello che è veramente, vale a dire qualcosa di splendidamente attraente, se vogliamo che seduca le anime scristianizzate, è necessario tornare alla semplicità. Il carattere dei figli di Dio è la semplicità. Nulla è semplice come la vera vita interiore. E i santi sono i figli di Dio perfettamente semplici. Teniamolo per certo, possiede una virtù piena colui che è giunto a praticare perfettamente davanti a Dio, davanti al prossimo e davanti a se stesso la semplicissima semplicità. È una virtù difficile, ma grandemente desiderabile con i semplici il signore è in segreta intimità quando si trattò di beatificare e canonizzare la piccola santa Teresa del Bambin Gesù i due papi Benedetto XV e Pio XI andarono a gara nel celebrare la semplicità della carmelitana di Lisieux Pio XI non esitava a dire che ciascuno poteva e doveva seguire l'esempio della santità di quella semplicissima santa e bisognava imitarla nello spirito di confidenza, di amore e di abbandono generoso con cui era vissuta. E il Papa Benedetto XV parlando della via dell'infanzia spirituale vi vedeva il segreto della santità per tutti i fedeli. La piccola grande santa Teresina ha insegnato quello che è la santa libertà dei figli di Dio, e rimane un modello imitabile della semplicità più incantevole in un mondo così complicato. Cari fratelli e sorelle, giunti anche oggi al termine della meditazione, ci rivolgiamo ancora a Maria Bambina, domandandole le virtù della fiducia, dell'abbandono filiale, della preghiera incessante e della santa semplicità. Ave, graziosa e santa bambina, spirituale paradiso di delizie, ove nel dì dell'incarnazione fu piantato il vero albero della vita, il Salvatore del mondo. Aiutami a innestare nell'anima mia i pensieri, gli affetti, le virtù del tuo Figlio divino, frutti suavissimi di vita immortale. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, bambina, prega per noi. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.